Eccoci. Che c'ha la data? Che c'ha la data? Che c'ha? Oddio, Maria, sciampiatti, aspetta. Aspetta. Troppo in basso sei qui. Eccola. Che c'ha la data? Che c'ha la data? Luvetta. Luvetta. Più in alto vieni, Pietro, dai. Ti ripiglio meglio. Qui alla luce, qua. Vieni qui, fa vedere la bocchina, qua. Qua, qui, qui la bocchina, qui, 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 so qui, so qui, 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 qui Pietrino, qui. Nina quella bocchina, facci vedere. Bellino quello musino, dov'è? Il nino, questo telefono non mi riesce. Faccio un casino, vita. Che c'ha mamma il lovino? Che c'ha mamma amore il lovino? Oh, quanto buono quello ovino. Mi piace tanto quell'aurino. Dove è mamma, amore? Non mi oriento questo telefono. Oh, mammi. Finita. Finita, ovina. Pietro, andiamo due sgommi col pallone, allora? Andiamo due sgommini, allora? Fammi vedere, amore, col pallone come giochi. Fammi vedere, patatino. Mi. Ti sei stancato? Ha lavorato troppo? Vita. Facciamo vedere questa bella residenza, su. Questa è la residenza di Pietro. Eccola qua. Questa stanzona. E poi, siccome ancora non è sterilizzato, e spiscettola, allora si tiene sul recintino. Eccolo qua. Lunedì si vede un attimo quando fa questa sterilizzazione, è questione di qualche ora, poi lo riprendo subito perché il maschio è una cosa poco invasiva. Ciao vita, vieni fuori dal recinto. Anzi, mi ha fatto la pipì sulle ciabatte, proprio lì, perché sente l'odore di Clara e di Gina. Succede raramente, diciamo che ogni 4-5 giorni è un pochino più territoriale, poi per altri, quindi una volta ogni 4-5 giorni, poi si ricalma per altri 3-4 giorni e poi ci ria quella giornata che è un po' più come oggi, che è proprio piena d'ormoni. Pippili, ma di ogni navito, ma quanto sei bellino, ma quanto sei bellino, ma facciamoglielo vedere a questi dati, quanto sei bellino, ma facciamoglielo vedere a questi dati, ma sei bellino forte, Chicchi, ma via con quel nasino veloce. Senti quando so un calore come fa a dirlo. Gu. Vicino, non mi riesce a riprenderti vicino così. Come si fa? Questo telefono che sono impranata. Ora mi ripiscia però, Allora, praticamente lui sta qui perché non si è integrato con Gino e la Clara, non è il caso, diciamo. E in particolar modo nel recintino, perché se no viene qui alla porta, qui in basso, gratta. Clara lo sente, stanno tutte e due, uno davanti alla porta, uno di qua, uno di là. E poi la Clara però diciamo che gli viene la diarrea, probabilmente, non lo so se dal nervoso, se è una reazione ormonale perché sente che lui è intero, non lo so. Quindi per evitare che lui venga a grattare la porta, insomma, l'ho circoscritto proprio nel recinto. Ah, mi gratti, mi fai male. E però quando ci sono io, insomma, a casa lo apro, perché tanto ci sto io qui appoggiata alla porta, e faccio evitare che lui vada lì a sgratigliare. Ora mi ripiscia nelle ciabatte, sono quasi certa, perché sento l'odore di loro. Oggi è particolarmente ormonale il citto. Andiamo, allora, Pietro, fa la finita. Su. Basta. Pietruzzo, va.
aspetta, va, metti Mimmi su, vieni. Basta, basta, Pietro. Ma se oggi non ci si ragiona, c'è pulitura, Pietrino, dai, per piacere, non ci rifà le pisce, dai, ti prego, ti prego. Ti prego, pastorettino, ti prego, pastorettino, pancino, 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 pancino. Non c'è niente da fare. Oddio, che fa? Che fa, Pietro? Su, va a fare una giratina, vai, vai a fare un giro. Ci ha pisciato, vedi? Ci ha scacchierellato. Ve l'ho detto, così, è pieno. Sono piena di ormoni, di feromoni, di... Non lo so nemmeno io di che, sono tutto agitato, diglielo. Sono tutto agitato. Meno male, infatti il video l'ho fatto apposta, che lui c'ha il suo pallone lì, perché questo pallone si diverte da morire, ma proprio ora perché ci sono io, insomma. Però se no lui proprio dentro al recinto gioca tutto il giorno con quel pallone, a parte che lo monta, a parte quello. Però ci gioca anche, proprio parecchio, quindi vi volevo dire, se c'avete un coniglino solo, per evitare che si annoi quando voi non ci siete, ok? Prima di tutto il recinto, è ovvio, nemmeno ve lo sto a dire che in una gabbia in quel modo un coniglio non ci si tiene, quella è una lettiera, non è che ci deve stare lui, il suo habitat, però il recintino, bello grandino così, oltretutto costa nemmeno 40 euro, proprio poco, 35-39 a seconda dell'altezza, e... Infatti questo qui è un pezzetto a 60 centimetri, 80 centimetri d'altezza, 60, non mi ricordo, 80 o 60. E quello accanto è più alto, infatti sono due recinti uniti questi qui. E scorciati da una parte, perché sennò due proprio interi era troppo grandi. Non ci sta, perché poi c'ho mobili, c'ho... E vedi? Però il recintino, insomma, così... Per lui è un habitat confortevole perché c'ha i suoi spazi e se gli ci mettete un pallone si diverte proprio da morire. Almeno i vicini non si annoia, perché la verità è che i coniglietti dovrebbero stare in coppia, come c'ho io Gino e la Clara, però a parte che lui ora non essendo sterilizzato non lo potrei tenere in coppia con nessun altro coniglietto perché lo metterebbe tutto il giorno. Quindi semmai si vedrà dopo la sterilizzazione se prendergli la compagnia. Però se non volete prendergli la compagnia e lo volete tenere da solo, cioè almeno divertimenti, almeno un bel recinto, e i divertimenti dentro il recinto glieli dovete mettere. E il pallone è uno di quei divertimenti proprio che a loro gli garba da morire, da morire, da morire. Lui sta tutto il giorno a giocare a questo pallone così, è amoroso, è meraviglioso. Dì amore che i tuoi amici conigli gli comprino il palloncino, costa 1 euro, 2 euro, è un divertimento, diglielo che non ha paragoni. Quanto ci gioca lui, quanto ci gioca, è una soddisfazione a guardarlo. Che poi è stato un caso, perché, che l'ho scoperta questa cosa, perché sto pallone l'avevo presa a Gina Clara, che loro manco lo guardano, probabilmente perché loro appunto sono due, quindi si divertono fra di sé, e così mi venne così di metterlo nel recintino a lui, ma non ci avevo mai pensato, cioè per me lui non ci giocava come non ci giocavano loro, e invece lui gioca tanto, 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 proprio a lui gli garba, il suo pallone gli garba, è vero amore? È vero cucciolone? Ci si ritaglia il pelo, lui ce l'ha molto molto più lungo di così il pelo, io gliel'ho tagliato e ora penso che glielo ritaglio un altro pochino perché per pettinarlo piccino, insomma più pratico, sennò si forma un sacco di nodi piccolino. Facciamogli vedere questi occhini come sono belli vispi. Con questo telefono non sono capace, te lo dico, non sono capace. Ciao a tutti da Pietro Coccolone. Ciao a tutti. Chi c'è? Ciao a tutti.